Maestro, origliando l'intervista che ha concesso precedentemente, lei ha detto che un artista deve essere prima di tutto uomo, quindi è l'umanità, la sensibilità dell'uomo che fa l'artista. Assolutamente, un artista se non è prima di tutto una brava persona non riuscirà mai a capire i problemi dei suoi simili, perché la musica è sicuramente un balsamo, è la voce del divino. Io dico personalmente, se Dio avesse avuto una voce, o se avesse una voce, questa sarebbe la musica di Johann Sebastian Bach, cioè l'assoluto. La musica di Bach è un insieme di perfezione, di bellezza, di umanità, di differenze. Ecco, oggigiorno i pericoli più grandi per l'umanità sono una politica malvagia e una standardizzazione a livello globale, cioè abbiamo degli uomini che hanno dimenticato che cosa è essere uomo, che cosa è provare dei sentimenti. Spesso di fronte ai fatti dolorosi rimaniamo assolutamente passivi, e questo nella musica non si deve sentire. E soprattutto abbiamo dimenticato anche l'importanza che la cultura aveva. Ecco, i greci dicevano: un uomo che non ama la musica è un cattivo uomo. La musica, la cultura erano affari di Stato. E un uomo che invece era considerato un vero uomo, amava la musica, era un uomo musicale, era capace di dialogare con la gente. Ecco, spesso gli artisti di oggi si chiudono in queste torri d'avorio senza avere contatto con il mondo che li circonda. Io penso che invece l'artista, come è successo con i grandi artisti come Picasso, come Leonardo da Vinci, come Michelangelo, come Goethe, come Wagner, come Schiller, l'artista deve essere, come con Johann Sebastian Bach, l'artista deve vivere la vita e deve essere parte integrante della vita, e Bach ci insegna questo. Ma lei è un po' anomalo da questo punto di vista, nel senso che oggi è qui a Terni per parlare e non per suonare. Sì, quello lo farà poi in seguito. Certo, no, assolutamente, io penso che sia veramente bello parlare anche di musica e parlare anche, io ho avuto questa fortuna di scrivere il mio rapporto, questo è il mio primo libro per la Mondadori, non è chiaramente una biografia perché bisogna avere almeno 70 anni, 80 anni, ecco. Però è una testimonianza del mio incontro con la musica sublime di Johann Sebastian Bach, e io cerco in questo libro di cui parlo oggi qui a Terni per l'Associazione Araba Fenice, che è veramente un bellissimo esempio in un momento dove tutte le orchestre chiudono, la politica non ha più soldi, ci sono queste realtà estremamente straordinarie qui in Italia, dove la gente si ritrova per parlare di cultura, dove la gente si ritrova per andare ai concerti, dove la gente ha fame di cultura. E c'è anche una bellissima notizia da dare: il mercato discografico di musica classica in Italia è aumentato di 53%, quando in altri paesi europei, in Germania la gente dorme, in Inghilterra la gente dorme, il mercato delle vendite dei CD di musica classica è aumentato. Questo significa che l'Italia e gli italiani non hanno mai smesso di amare la cultura, ma purtroppo sono vittime di una politica sorda alla cultura. E nella culla della civiltà occidentale, che è l'Italia, i politici, a mio avviso, hanno il dovere di investire nella cultura e di aiutare la cultura, perché, come le dicevo, un paese che perde, non investe nella cultura, non ha una identità. L'uomo senza cultura è un bruto. Assolutamente. Per quella che è la sua esperienza, i giovani sono tornati alla musica classica? Assolutamente sì, i giovani hanno bisogno di questi incontri,
hanno bisogno di musicisti uomini prima di tutto, che vanno a parlare a loro di musica e vanno a far scoprire a loro, e io cerco questo di fare in tutto il mondo, dalla Colombia a Finlandia, all'Italia, alla Germania, perché il messaggio di Bach è sicuramente un messaggio universale, atemporale. E basti pensare che nel mio ultimo CD per la Decca, la mia casa discografica, io ho messo quello che è l'emblema del dialogo, cioè le invenzioni a due e tre voci e alcune rarità che non erano mai state eseguite, dove veramente tu hai l'insegnamento più grande, che due sole voci riescono a dialogare nella bellezza e nel gusto senza che ci sia il minimo conflitto. Dove la politica e gli interessi dei paesi ci leccano, la cultura la fa da padrona. Per cui la politica deve imparare dalla cultura antica, dalla cultura di Monteverdi, dalla cultura di Bach, dalla cultura di Dante, e questi maestri dovrebbero diventare un modo per salvare il nostro mondo così smarrito, dove i giovani non hanno un'idea di quello che devono fare, dove i sentimenti non ci sono quasi più, dove la standardizzazione e una freddezza globale stanno prendendo posto di valori importanti che sono nascosti nella cultura, appunto. Ecco. La musica ci può salvare. La musica ci può salvare. Fondiamo il partito della bellezza, ecco, che è molto meglio. Visto che ci sono molti partiti in Italia, sì, possiamo anche fondare un partito della bellezza, sì, della musica, dell'arte e della cultura. Sì, anche perché la cultura è nata in questo splendido paese. La pittura è nata in Italia, la musica è nata in Italia, l'alfabeto musicale è nato ad Arezzo. Per cui è ora che questi politici maledetti, io lo dico simpaticamente, se ne rendano conto e difendano il paese che ha dato più cultura in Occidente.